È una lunga giornata di biliardo, cari telespettatori, quella che vi proponiamo su Rai Sport 2, finale del campionato italiano categoria nazionali. Proprio mentre andava la sigla, Paolo Marcolin di Sesto Calende, un varesino, ha chiuso il secondo set in proprio favore. Io non so se Antonella Rossi abbia registrato proprio il tiro di chiusura del giocatore Marcolin, un bellissimo due sponde, eccolo qua, stava per 4 Marcolin, guardate, due sponde perfetto, preciso, tre birilli e va a chiudere con il punteggio di 60 a 20. Per adesso non c'è partita, Marcolin sta giocando nettamente meglio rispetto a Carlo Diomaiuta, figlio d'arte, il pescarese è figlio di Paolo Diomaiuta, una vera leggenda del biliardo, un giocatore che per 30 anni ha fatto fuoco e fiamme in questa disciplina dei birilli, un colpitore eccezionale, il papà di Carlo, ma Carlo devo dire che sta ripercorrendo le orme del papà. È in finale di campionato italiano proprio con Marcolin che conduce 2-7-0, i parziali 60-38 e 60-20 per Marcolin. Non è bastata una bellissima garuffa da 8 di Diomaiuta. Nel finale del secondo set aveva uno svantaggio troppo pesante e quindi Marcolin ha potuto involarsi verso la conquista anche della seconda partita. Ma a differenza delle prove BTP che vi abbiamo fatto vedere quest'anno, anche nei nazionali si va al meglio dei 7-7. Quindi Marcolin per vincere il titolo dovrà giudicarsene altri due. È ancora apertissimo questo incontro. Non si è nuovi nel biliardo a capovolgimenti di fronte a repentini, a volte basta un tiro per cambiare, modificare l'esito dell'incontro. Intanto va aggiornato il tabellone perché è a 2 set a 0 Marcolin su Carlo Diomaiuta. Vediamo con l'aiuto di Fabio, il nostro grafico, il tabellone finale dei nazionali. Ecco, vedete, il primo turno non ci stava nella nostra grafica, ma insomma, Nuovo di Bergamo aveva battuto Triunfo. Diomaiuta ha battuto Buta, poi Diomaiuta ha battuto Nuovo con il punteggio di 4 a 2 e poi ha battuto Consagno con egual punteggio 4 a 2. Marcolin al primo turno aveva Muro che non si è presentato, quindi è passato per assenza dell'avversario, poi ha battuto Putignano 4 a 2 e Filia 4 a 2, Juan Filia, perché di Filia che giocano a biliardo ce ne sono tre, c'è papà Alfredo, c'è Nicolas che è il fratello minore e Juan che è detto il rosso per la sua capigliatura, appunto per il colore dei capelli, Juan Filia si è arreso a Marcolin in semifinale, dunque questi due atleti si sfidano al meglio dei 7 set per il titolo dei nazionali. E Claudio Bono, come ci potrà confermare, è questa una partita importantissima perché il vincente passerà l'anno prossimo fra i professionisti. È l'ultimo giocatore che passa nei professionisti. Chiaramente, se avesse vinto uno di coloro che hanno affrontato questa pool finale, che già erano passati, lasciava il posto a Barbini. Non è andata così. Sono i due finalisti, entrambi si stanno disputando non solo il titolo, ma anche la permanenza nel tabellone dei nazionali professionisti della prossima stagione. Sono due quarantenni molto esperti. Marcolin ha avuto degli anni d'oro nel biliardo, è stato nella massima categoria a lungo. Se ricordo bene, ha vinto anche Una prova sì, una prova BTP BTP, a no? Roma. A Roma, esatto. Sì. Guardate che bella raddrizzata questa da 14. Era indietro di 11, si è portato a più 3. Marcolin, 23 per il varesino, 20 per il pescarese. Gioca filotto di prima, Diomaiuta. Questa era una specialità di famiglia. I filotti di prima di papà Diomaiuta erano a dir poco leggendari. Aveva un punto biglia clamorosamente preciso. Ti ricordi, Sì, Claudio? una delle prime gare
a cui ho assistito, appunto, mi ricordo la vittoria di Paolo Di Maiuta con una marea di birilli. Eravamo in Calabria 16 anni fa. Io me lo ricordo ancora prima Prima. Paolo Di Maiuta. Poi lo vedevo spesso nel Bresciano perché lui veniva sempre a giocare e si Anche a confrontava Castiglione con delle tutti. Stiviere giocava da Castiglione, Castellano. CBS2 e da Harris a Rovato. Io ricordo una finale di campionato italiano Master, che all'epoca era la massima categoria, al Brito di Omaiuta. Eravamo in Lombardia, non ricordo esattamente dove, vinse in quell'occasione al Brito, ma fu un match stupendo. E recentemente a Termoli c'è stata una gara nazionale e Paolo ha vinto il girone. Quindi è vero che gioca poco, ormai le sue condizioni fisiche non sono perfette perché è avanti con l'età e tutto, però ha Ancora è ancora qualche pista. vecchio sussulto. Beh, sai, viene anche quando può, quando sta bene, viene anche alle BTP a giocarsi le batterie, quindi. Sì, l'ho incontrato a Caserta. Grande Dio mi aiuta. Famiglia numerosa, 7 figli. Hanno avuto lui e la moglie. E Carlo è il più giovane dei maschi. 5 maschi e 2 femmine. C'è un altro Dio mi aiuta che gioca a biliardo, ma è una seconda categoria. Se ricordo bene, Luigino il nome. Ma Carlo, devo dire che è quello che L'erede. sta ripercorrendo un po' le orme paterne. Due sponde veloce. Non male, la prende giusta da angolo, vediamo. Qui sarebbe già tantissimo fare Bella, difesa, bravo. bella la difesa. Obbliga Paolo Marcolino anche lui ad andare al volo. Due sponde, liscia senza effetto. Trova un pallino da 3, ma non difende. Quindi È una difesa di posizione questa. è arrivato a sponda corta con la Sì. sua, E come vedete, pressoché attaccata. quindi Dio mi aiuta, non può giocare il filotto. Gioco una smezzata. Giocata bene Molto. perché è vicino a sponda lunga, non c'è l'entrata per le due sponde per il castello. E infatti Paolo Marcolin non si prende rischi e tenta l'accosto leggermente lungo. Lo gioca a rimanere con le biglie nei quadrati opposti. Parabola. Tiro molto impegnativo, 2 sponde di parabola. Buona la forza, anche se non ha trovato una gran difesa, però ha parabolato lento e questo è già un pregio del tiro. Aia! Ha Giocato il passaggio per giocato il metterla pallino da dietro al 3. pallino e sarà impallato. Ha rimpallato perché ha dato troppo taglio. Qui andava giocata quasi liscia per passare. Bricolla Paolo Marcolin. Massimo effetto. Controllo
controllo all'uscita in terza sponda per calcolare poi il punto di battuta sulla prima sponda lunga con effetto buono sul lato destro della battente. Tre sponde di calcio. Leggermente largo il tiro e si espone a un due sponde di calcio di Marcolin. Può giocarlo liscio o d'effetto, a sua scelta. Ci va a massimo effetto. Buona la forza. Due sponde veloci ancora per Dio m'aiuta. Qui può trovare un pallino per strada da 3 o da 4. Vedi, lo trova da 4. Aiuta 4. Ottima la forza, molto bravo al volo Dio m'aiuta. Molto bello questo tiro. La ruffa. Risponde bene con una difesa centrale. Marcolin sfiora il pallino ma non lo tocca. Qui può giocare una garuffa centrale ma a forzarla, nel senso che se la tocca di una sponda può fare il pallino da 3 e venire via con la sua. Sembra invece andare di taglio buono e va di una sponda. La presa di sfaccio. Ha giocato sfaccio e pallino da 4, sì. Tiro difficile, però... C'è solo un punto palla per farlo. Evidentemente non si sentiva di giocare la garuffa centrale. Ma quelle garuffe lì vanno giocate non tanto per i birilli. Per prenderla di prima. Bravo. E vai a pallino e con la tua ritorni. E tu scivoli via, certo. Bella, con lo steccone. Vediamo se trova anche difesa. 10 punti. No, difesa non c'è, però. La porta vicino alla corta, comunque. È lavorabile questa palla per Carlo. Alzerà leggermente la stecca e andrà a rispondere con un tiro diretto di più passata. Questo è grave. Delata, la presa grossa. Questo è grave. Perché adesso Marcolin ha l'opportunità di portarsi oltre i 50 punti. È già avanti di 2 set. Si farebbe molto molto dura per Dio m'aiuta. Aia! Rimpallato. Ha giocato palla piena e effetto ad aprire. Ogni tanto succede che la si prenda troppo grossa e si rimpalli. Bella. Di misura, di Trancastello, tiro di qualità, un angolo perfettamente dosato in direzione forza. Tre sponde di calcio. Entra troppo, vediamo la forza se è corretta. Dovrebbe essersi salvato per il tiro frontale, ma volendo c'è il tiro di calcio, anche se non è facilissimo. Un'occhiata anche alla posizione del pallino per Carlo, di m'aiuta. Gioca il pelo di palla a scappare con la sua in difesa. Giusto.
Giusto, buon tiro questo. Traversino non c'è. Può giocare un due sponde di calcio. Sempre che non voglia pizzicarla davanti. E magari tentare un pallino. La vedeva addirittura da giro. Però sul giro c'era il pallino, quindi se ha voluto marcare 3 l'obiettivo è raggiunto, però non c'è difesa e quindi Omaiuta può recuperare un bel po' di punti. Giù il filotto, è importante difendere. Vediamo se risale in posizione difensiva la gialla. È al limite. È al limite, si abbassa Marcolin, sta controllando se il birillo sia sulla traiettoria. La vede? Io non l'azzarderei, però è andato a controllarla anche dall'altra parte, quindi adesso vediamo. Allora, c'è quel bidillo lì che toglie, secondo me, la quantità di palla giusta, la vede ma scarsa, quindi tanto vale giocare come sta facendo, di garuffa, a dividere, ottima la forza, messa ad occhiali. Inteso che le due biglie sono le lenti. E il castello e il nasello. Esatto. La montatura la centrale. È un gergo biliardistico questo tipo di copertura. Chiamarla messa a occhiali. Gioca appoggio, Paolo. Ha giocato bene. Carlo, sì. Ha giocato bene, bene. Ma qui potrebbe cercare un pallino da 4, Marcolin. Andando in finezza sulla bianca e di due sponde fare il pallino con la gialla. Eccolo lì il tiro. Una. Bravo. Due, grande tiro, grande tiro. Questo è un ricamo. Tiro eccezionale. Deve stare attento adesso. Carlo non ha a disposizione una grande porzione, quel pallino lì dà fastidio. Deve giocare un accosto per fare a sua volta un pallino e possibilmente lasciare le biglie in difesa. Bravo, bravo, che roba ragazzi, che tiro. Archivio. Questo è proprio d'archivio, sì. Ancora più bello di quello di Marcolin, per la difficoltà. Calcio da sponda corta di Paolo Marcolin. Si è difeso abbastanza bene. E qui Dio m'aiuta, credo sarà costretto a giocare il calcio di una sponda, però se lo sbaglia è nei guai. Deve stare sul largo e soprattutto concentrarsi sulla forza. È stato sul larghissimo. Attenzione perché con la ciliegia Marcolin potrebbe portarsi sul 3-0. Se fa il birillo rosso da solo vince il set. Ciliegia! Ciliegia!
Detto 60-48, era classica posizione da giro, classica. Dopo d'accordo, bisogna sempre farlo, però qui non ci sono dubbi, su cosa abbia tirato e come l'abbia fatto, quindi 3-0. Però abbiamo notato chiari segni di recupero da parte di Dio Maiuta. Quindi dovrà assolutamente non mollare, perché sta giocando bene rispetto ai primi due set. Marcolin chiaramente è ostico, sta sbagliando poco, però non è questo il momento di abdicare, per Dio m'aiuta. Non difende, può aprire ancora con un tre sponde Marcolin. Tre sponde diretto, o giro. Giù il castello. Risale. Stavolta mi sembra un po' insufficiente la forza. Rimasto nel corridoio. Vede palla e può replicare Carlo, Dio m'aiuta. Anche lui con un giro smorzato. Stessa modalità. Trova l'interferenza di pallino. Due birilli bianchi con sbirillamento del rosso. 8 pari. Quattro punti, bravo Paolo. Paolo Marcolin, figlio d'arte, anche suo papà gioca molto bene a biliardo. Sì. Giancarlo, no? Giancarlo, nei Master. Bravo, Dio m'aiuta. Tre birilli. Occhio, perché Dio m'aiuta un diesel, Non è la prima volta che lo vedo fare delle rimonte interessanti. Deve stare tranquillo. Costretto a alzare per non toccare il pallino, il ponticello. Taglia troppo Marcolin e credo che non ottenga difesa, quindi scappa via con la sua, con la battente. Altro tre sponde per Dio m'aiuta. Vediamo se giocherà anche il pallino da 4 o no. Questo è il rischio. Per fare il pallino, guardare due bersagli, vai a stringere troppo il giro. Devi concentrarti sul giro. Se viene, viene il pallino. Però Claudio, qua l'ha presa solo scarsa, perché il colpo era giusto. Non è che l'ha proprio forzato, Due sponde di calcio, 4 punti per Paolo Marcolin. 16 pari e altro 3 sponde per Dio m'aiuta. Bravo. Guarda la sua come l'ha portata bene. Conduzione perfetta, la attacca sponda corta, marca 8 punti, messa centrale. Il giro di prima era infinitamente più facile, sì, di questo. Prima ha fatto 0. Perché scarseggi, lo chiusi di troppo. E è entrato al massimo, c'è un pallino che lo protegge.
più di così non poteva entrare. Angolo Erzegovinato, 4 punti di Castello e 4 di Pallino. Tiro rischioso ma inevitabile. ...32-16. Qui Marcolin può giocare o la raddrizzata di seconda. Gioca la raddrizzata di seconda, ma c'è rimpallo. Vediamo come finiscono le... Non trova. Qui Dio mi aiuta, un'altra opzione piuttosto facile. Se faccio di... trasportata. Sì. Di taglio, taglio diciamo, sì. Dalla... in modo da lasciarla su, prenderla. Forse anche operarlo, ti trasporta normale. Questo qui è un bel rientro. Se tu prendi il filotto da taglio, poi... Vai. Non è fortunato. 2-2, quello di testa nell'ultima. Questa ricorsa in più. Ha fatto 12 e sì, messa. Di tanto. Ci sono tutti. Sì. Non è caduto però 10. Soprattutto c'è il pallino. Tension. Che qui. E anche gancio. Sul gancio cercherà il pallino e basta. Per forza. Ma rimane sotto. È vicino e quindi questo tiro c'è. Attenzione, porta la sua nella 6 punti. 40 Marcolin. 3-0 per Marcolin. Per coloro che si fossero messi, è la finale campionato italiano categoria. Questo incontro l'anno prossimo. 14-2015. Dei mani professionisti, quindi c'è un nome e un grande obiettivo per bella, bella come esecuzione, un colì, piace. Lente ma morbida al tempo stesso. Riesco a paragonarlo a nessuna, proprio una steccata tutta sua. Giro. E non l'ha messo per le due sponde. Parla sullo stretto a puntare quel avversario. Giusto. Ha giocato. Ha preso un po' scarto. Comunque la forza che ha usato la copertura prendendola. Con la massimo effetto. Che questa. Mi aiuta. Io dietro i bidilli. Nel momento più di ricola di misura avanti 3 a 10, ma qui è importante chiusura in più sulla risposta veloce, perché in caso di errore un pallino in fondo e magari ottenere, e qui pagherà il traversino. Le jeux sont f... qui Dio mi aiuta, gli stende il castello. 4. Sì, non gli serviva il pallino. E si va al quinto. Storia. Marcolin, terzo set, quarto set, di Dio mi aiuta in crescita. Quindi per Marcolin subito un freno, perché il via poi è duro da fermare. Ah, una caratteristica di Carlo è che io ritengo a Castello Grande, a tutti i doppi. È un gran bel colpitore. Fabio, il nostro grafico, la classifica nazionali. Questi con i numeretti in rosso sono già professionisti. Daniel Lopez, poi il napoletano Muro, il milanese Sala, torno Putignano, il toscano era lì lì per passare, ma sì, i che... punti non li ha avuti a sufficio, dodicesimo, e sarebbe per lui un grande titolo. E quello sicuramente è abilità.
sei che giocavano per lui più lui stesso. Ma è giovane, ha tempo di passare, dai. Potevano vincere il titolo i primi sei, eh? Sì, sì, è vero. E qui mi permetto di fare anche che alcuni di quelli che hanno, vedi Muro, vedi Lopez, tra i professionisti, hanno detto ma sì, cosa andiamo a fare il campione? Più di attenzione verso questa manifestazione. Più per uno che per l'altro, perché adesso a dire i motivi. Sì, aveva una visita medica, tante, tanto nello stesso tempo però... Parla. Claudio, voglio bene sia Muro che a Lopez. Però sia di essere professionisti promossi. L'anno prossimo presentato. Quello punto poco, e basta, sicuro. Ok? D'accordo. Si aggiudicherà l'ultimo posto disponibile. Era in punta. La stacca. Ne marca 6. Ecco. Ha fatto. Ha rischiato troppo. C'era un pallone e non avrebbe rischiato niente. Vedi, se avesse fatto un'altra scelta facile, e le scelte sono comunque soggettive, eh. Però un'opinione la si. Gancio. 12 Marcolin, 15 di Omai. Di effetto, ma rientra sul 2. Dio mi aiuta, 2. Si è visto proprio che ha. Gioca la divisione. Bravo. Marcolin 4. Bravo, Dio mi aiuta. Favore di Marcolin. Bricolla. Corta di effetto, tiro delicato, un calcio di candela di effetto. Difficilissimo. Tiro difficilissimo questo. Sì, perché va caricata molto di effetto. Guarda, ha giocato bene. Molto, molto. Dino, 12 punti a spingere. Pallino lo fa. È rimasto un po' corto con la palla dell'avversario. A questo punteggio bisognava fare 12 e basta.
Adesso Carlo sta guardando il 5 sponde di calcio sullo stretto. Vediamo se la forza è corretta. Giocherà il calcio di candela a filo birillo. Buona la forza. Qui è nei guai, Dio mi aiuta. È nei guai perché il pallino gli impedisce la traiettoria di 3 e di 5 sponde. Non passa. Mi sa che non passa, né di 3 né di 5. Oltretutto è dietro al birillo, non può andare neanche di una. Brutta posizione. Deve andare di due sponde dall'altra parte. L'ha presa bene, sai. Ha preso un pallino da 4. L'ha presa bene, tiro coraggioso questo. Bravo, bravo, anche se solo l'idea è da apprezzare. Però non bisogna stare corti, ecco, questo è un errore. Perché il pallino da 4 lo poteva fare anche d'ingaruffata là in fondo, ma non devi stare corto. Per non pagare il traversino. Il pallino. Gioca la stiola a scappare con la sua. Dio mi aiuta, 3. 3 punti. Si porta 23 Carlo Dio mi aiuta contro i 36 di Paolo Marcolin. Striscio, ma è difficile questo tiro, è difficile. 10 addirittura. Regalati un momento importante di questa partita. Dio mi aiuta, ovviamente ringrazia. Castiga. Dio mi aiuta, 10. Altri 10, si porta in vantaggio adesso, Dio mi aiuta. Due tiri, 20 punti. Garuffa. Se dovesse vederne un pezzettino sarebbe interessante anche il pallino da 3. Altrimenti la bricolla. Sì. Vedi cosa succede al biliardo? Vedi? Altri 10. Biliardo no, è un gioco pazzesco. Quello che ti dà, poi te lo toglie in un attimo ed è di una crudeltà infinita. È vero, eh? Bisogna saper soffrire. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì, non sbaglia più, Dio mi aiuta.
6 punti, si porta a 59 contro i 38 di Paolo Marcolin. Era sul cornicione del palazzo ed è rientrato dalla finestra. Alla grande è rientrato. 5 sponde di calcio. La scarsa e non difende. Non chiude. Mi aveva dato un'occhiata anche quel pallino, ma rimane corto. Io non è che l'ha buttata via, eh. No, forza è buona, bel tiro comunque. Gioca a scappare con la sua, vediamo, prende il pallino. Buona. Set point, con un birillo si va alla bellissima. Lunga non è. Buona. È di gran misura. Signori, dal 3 a 0 al 3 pari. Il primo che arriverà ai 60 adesso avrà accesso al tabellone dei professionisti nella stagione 2014-2015 e soprattutto sarà il nuovo campione d'Italia dei nazionali. Di fronte due figli d'arte, eccolo qua, Carlo Diomaiuta, figlio di Paolo, mitico giocatore sino a qualche anno fa, terzo mondiale anche Diomaiuta. Quando vinse Rosanna il primo mondiale a Spoleto, terzo arrivò Paolo Diomaiuta. E il suo avversario è Paolo Marcolin, figlio di Giancarlo. Quindi abbiamo la scuola del sud contro una tradizione della provincia di Varese che ha in Giampiero Rosanna il giocatore più rappresentativo. Bello, parte bene Marcolin con questo 2 a modi 3 difensivo. Gancio di effetto buono, sponda corta. Bricolla. Bravo Paolo, 6 punti. Marcolin 6. Stesso tiro per Diomaiuta. Bella anche questa. 8. Aiuta 8. Tre sponde di calcio. Bravo, 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 10, è bella questa, è bella come risposta, perché subire un 8 dopo aver fatto un 6, oh, la stecca non è più tanto solida in mano. Sono andato in crescendo, 6, 8, 10.
tre sponde di calcio per Dio mi aiuta. Sullo stretto questa. Partita stretta ed è rimasta stretta. Qui sfaccio di seconda, ci sta comodamente. Angolo di mezzo colpo, mi sembra che si sia impostato. Sì, buona anche questa scelta, sicuramente più difensiva dello sfaccio. Con lo sfaccio avrebbe potuto fare 11, però qui controlli meglio le biglie. Sponde palla. Bella anche questa. Io mi aiuto 4. No, non fa il pallino. Dovrebbe aver difeso. Credo sia andato lungo. Sì, c'è la porzione del giro, sì. Giro scorrente proprio. Sì, sì, la vedeva tranquillamente. 4 punti e copertura. 20 a 16. Conduce Marcolin. Buono anche questo gancio, buona la forza, non importa che non abbia fatto birilli, un bel tiro questo. Bricolla. Sta dalla parte della ragione, entra più del giusto. In modo da lasciare la propria biglia attaccata a sponda lunga. E qui Marcolin dovrà giocare uno schiaffo oppure di una sponda. La vede. La vede da giro? Ma sembra di no. La vedeva invece. La vede tutta, addirittura. Ha fatto perfino largo, largo. Pensa a te. Garuffa. Vediamo se la forza è buona. A volte è corto. Il tiro d'attacco è giro e pallino da 4. Vediamo se lo giocherà. Va di traversino. Un passaggio a nord-ovest. Sta guardando se toccando la gialla il pallino può andare nei birilli. A me sembra indirizzato sul 2. Infatti decide di non giocare sul pallino, ma si accontenta della divisione. Bravo, Dio mi aiuta. Ha resistito alla tentazione.
due sponde di calcio. Taglia troppo, ma la forza è buona. L'errore che non t'aspetti. Sull'acchitto, sulla penitenza dell'acchitto c'è il pallino. Quindi credo che giocherà una sventaglina il pilota di prima. Vediamo un po'. Sì, ha giocato sventaglina, l'ha presa leggermente grossa, però 4 punti li porta a casa e va a 26 contro i 16 di Dio Maiuto. Tre sponde di calcio. Strette ma sane. Forse la vede, eh? C'è il corridoio tra pallino e bidillo. Mi sa di sì. È stato davvero sfortunato, perché proprio un millimetro di qui, un millimetro di là. Vedi? Con rientrone, ma 6 punti di difesa ci sono. Marcolin 6. Bravo Paolo, bella steccata questa. Un tiro autorevole. Sponde biglie anche per Marcolin. Sponde biglia per Dio Maiuta, secondo tentativo. Entra troppo. È entrato troppo, sì. È anche corto, è partito corto questo tiro. Adesso è in sofferenza, Dio m'aiuta, eh. Angolo, due punti. Marcolin 2. A lasciarla in copertura. Sponde biglia, terzo tentativo. Niente, cambia strada. No, non ma è detto, perché deve alzare. Ma no, ma è lo sponde biglia il tiro, dai. Lo giochi a stacca piatta, non rischi niente. E di nuovo entra tanto. Vediamo se si salva in maniera rocambolesca. Mi sa di no. Di entrare la giocata, ma vediamo se passa. Passa. È passata? Sì, sì, sì. 8 e arriva pallino. 11. Vabbè. Io un filotto così non lo commento. È uscito così, ma non l'ha giocato così. Ha giocato di prima. Di prima, liscio.
gioca il filottino di una passata d'arrivo a pallino, lo fa stretto, ha preso una porzione troppo grossa e palla a vista per Paolo Marcolin. Deve tirarci subito nel castello. Anche se fa 3-2-5 va benissimo. L'ha fatto di seconda, comunque 5 punti Marcolin ci sono. 5. Porta 50 contro i 16 di Diamelta. Sfaccio. Bravo. Bravo, 8 punti e difesa. Credo che abbia difeso, sì. No, eh? Forse no. La vede. Ah, può giocare l'angolo se la vede. Può giocare l'angolo tranquillamente. Angolo su pallino. Marcolin 3. Va a 53. Fatto il difficile. Guarda cosa ha fatto il 2 stretto. Era bella, sai come idea. E voleva andare a pallino lui, Bellissimo. fare la fila che conta di prima e con la Bellissimo. forza arrivare a pallino. Bellissimo. Un'idea stupenda. Corta. Ci sono. Vediamo come termina. La sua l'ha attaccata, sai. 11. Bravo Marcolin, ha resistito alla tentazione di giocare l'angolo di seconda, ci stava l'angolo, vediamo se giocherà a calcio di traversino col pallino da 4. Vedi? Vedi, 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 Aiuta 8. vedi, vedi. Vedi cos'è successo anche qui. Mamma mia, il biliardo, cos'è il biliardo, ragazzi? Niente, paga ancora il Attenzione perché traversino. adesso Quindi un aiuto può giocare o lo sfaccio di traversino o il giro ad andare avanti. ha dato una bella occhiata anche alla posizione del pallino, quindi giocherà al giro. 2 punti. Però guarda, guarda dove Dove va? finisce. Là, dietro pallino. Bravo. Tutto aperto. Sembrava finito, ancora tutto aperto. 2 a mo' di 3.
passata. Sì, sì, di mezzo colpo. Otto punti e messa. Pazzesco. E si è portato a 55 contro 53. È difficile anche commentarlo una partita così. Non ci avrei scommesso un centesimo. Ha difeso, non ha difeso. Ma è a filo birillo anche questa. Giocata morbida, incredibile, incredibile, vince Dio m'aiuta, incredibile, incredibile. È difficile da commentare davvero una partita del genere, sì. Difficilissima. Ha avuto tante biglie Paolo, ha giocato bene nel complesso, però sono quelle cose che succedono una volta su 50. Perdere una partita così succede una volta su 50. È vero. Così proprio è difficile, perché non ha rischiato, anzi ha pagato tantissimo quando ha fatto una scelta conservativa in un momento della partita in cui lui era parecchio avanti. No, ma può giocare anche sequenza. L'angolo alla fine può giocare, sì, l'angolo. Cioè Dio m'aiuto, ormai ha tirato pensando di buttare giù dei birilli, ma la partita era persa, capito? E si è attaccato con la sua. E lì Marcolina ha avuto il tiro, però ha deciso di andare in difesa col pallino. Eccoci qua, abbiamo con noi Carlo. Io mi sono permesso di dire, Dio m'aiuta, che una partita del genere la si vince una volta su 50. Ma sicuramente, era quasi impossibile. Un po' di demerito suo su qualche tiro, io ho giocato un po' meglio, però è raro che succedano queste cose. Insomma, perdevi 3-0 e è andato a vincere 4-3. Si vede che doveva vincere io, il destino, non lo so. A chi la dedichi? A mia moglie, ai miei bambini, a tutta la sala Joker, e un saluto a Nando, i vari Giuseppe e Roberto. Allora, moglie Elena e i bambini? Maria, Emanuele e Riccardo. Maria Emanuele Riccardo. E ringrazio oltre a mio padre, il mio maestro Peppino Di Camillo. No, come? Non è tuo papà, il tuo maestro? Vabbè, anche, però Peppino Di Camillo glielo dovevo. Perfetto. Appena vincevo glielo dovevo. Allora, se Marcolina voglia di un... Grazie. Perché guarda, io al suo posto veramente sarei molto, molto... Così, non dico... Però, insomma, triste sicuramente sì. Triste sicuramente sì, perché... Certe partite, insomma, bisogna portarla a casa, poi succede sempre qualcosa che non va, però mi permetto di dire, lasciamo stare quest'ultimo set sembrava scritto e segnato dal destino. Io ho fatto metter via da Antonella Rossi il tiro decisivo del quarto set, quando Dio m'aiuta era 55-56 e tu a 50, ok? Hai giocato due volte una chiusura, una di sfaccio l'hai presa grossa e lì ci sta. La seconda hai voluto giocare forte con il pallino davanti al castello. Io lì sinceramente non ho capito, eccolo qua. Lì hai giocato forte su pallino o il rientro di terza? Io ho giocato forte su pallino perché era un tiro di sfogo dal mio punto di vista. Ah. E allora in tensione non ero nemmeno sicuro di far difesa. Lui aveva giocato tutte perfezioni di bricolla. Nella mia testa dico... Voglio provare a chiuderla così. Ecco, però... Mi ha scartato il tiro. Sì, mi ha scartato il tiro. Quindi hai giocato su pallino. Certo. Ah, ok. No, perché lì sai, uno gioca la difesa, lo mandi al volo. Sì. Qui eri 3-1 per te, capisci? No, 3-2 sono. Sì, no. Peggio ancora. Esatto. Io devo avere il coraggio di giocare difesa, ma probabilmente ero saltato. Non ce la facevo più a star dentro, poi vedi anche tu le partite come vanno, questo gioco è bellissimo.
Allora, io ho fatto i complimenti a Dio m'aiuta, ma lo dico pubblicamente, io sono profondamente dispiaciuto per te, perché un campionato così dovevi vincerlo tu. Ma dovevi vincerlo, io ti ringrazio per le belle parole. No, ma hai giocato meglio nel complesso. Però vedi... I primi due set non hanno avuto storie, insomma. Sì, è vero, ma il bello di questo gioco è che non vince più chi gioca meglio. La partita 60 vince chi fa più birilli. Lui poi ha fatto sempre i massimi. E quindi ha premiato lui, e è un'amarezza che mi rimarrà da dentro, probabilmente non dormirò stanotte. Senti un po', e quando si è messo bene per l'ennesima volta c'era l'angolo di seconda? No, ma lì ho commesso un altro errore, io lì ho giocato 4. L'hai giocato il 4? Certo, io devo, se faccio 4 vado a 57, prendendolo da sotto non pago nemmeno il tiro perché vado in Giusto. Zona lunga. Invece ho preso un pizzico di rimpallo. E lui lì mi ha fatto un capolavoro incredibile, perché mi ha fatto 8, vabbè, è andato... ha fatto un tiro eccezionale. Fatto, però me l'ha fatto nel momento giusto. Paolo, grazie. Sinceramente ci dispiace, però il biliardo è così e lo conosci meglio di tutti. Appuntamento a domani, cari telespettatori. Domani saranno di scena i professionisti, avremo ancora tante ore di dirette. Intanto a tutti voi la più cordiale buonanotte e grazie per l'attenzione.